previdenza integrativa e sanità integrativa non porta bene. Uscendo dal mio posto ormai cadevo. Si vede che è un pochino difficoltoso per noi della FIOM, però in questo momento, col contratto e anche i vari decreti che stanno uscendo, dovrà entrare un pochino anche nelle nostre competenze per non lasciare fare tutto alle aziende e ancora peggio a FIM e a UIM. Il mio intervento di oggi vuole toccare tre punti: quello che è la previdenza integrativa, la sanità integrativa e un pochino il welfare, il premio di risultato. Cercherò di essere molto sintetica, poi avremo tempo in altri luoghi per cercare di entrare meglio negli argomenti. Sulla previdenza integrativa, come alcuni di voi sapranno, forse non tutti perché è uscito il 28 di agosto, è uscito il decreto concorrenza. Il decreto concorrenza lo stavamo aspettando da 2 anni con terrore, perché avrebbe avuto, diciamo, sui fondi nostri pensioni forse ulteriori danni, perché c'era la portabilità del contributo aziendale per i PIP e i fondi aperti. Brava la CGIL, la CISL e la UIL che in questa fase li hanno tolta questo aspetto. Sono rimasti, e vi voglio parlare solo dei 3 punti principali perché il tempo è breve. Un punto importante che il legislatore ci dà a noi come sindacato è quello di poter inserire tramite la contrattazione collettiva una percentuale diversa per i lavoratori che hanno avuto la prima adesione alla pensione pubblica dopo il 28 aprile 1993. Questi lavoratori oggi, aderendo ai nostri fondi pensione, devono mettere tutto il TFR. Il decreto concorrenza dice che se c'è una contrattazione collettiva si può decidere una percentuale diversa. Questo ci può aiutare da una parte per convincere quei lavoratori che erano timorosi di mettere tutto, e nello stesso tempo però deve rimanere la possibilità di mettere il 100%, perché quello è un diritto, dunque è un'opzione in più e noi come tale la dobbiamo far vivere questa cosa. L'altra cosa, l'altro elemento a nostro vantaggio dei nostri lavoratori è che dopo 2 anni di disoccupazione e maturo il diritto di andare in pensione con quella pubblica, entro 10 anni io posso iniziare a chiedere un anticipo o una forma di vitalizio, che adesso vedremo esattamente dai decreti attuativi, al fondo pensione. Dunque il fondo pensione diventa sempre più un ammortizzatore rispetto alla vita del lavoratore. L'altra cosa che invece il legislatore ci ha fatto del male è quello di concedere lo stesso diritto, scusatemi per i lavoratori che hanno i fondi aperti, i PIP, che anche loro hanno il diritto di riscattare, se uno si dimette dalla propria attività lavorativa. Se io mi dimetto dalla mia azienda, se avevo un PIP o un fondo aperto non potevo riscattare, perché l'obiettivo era quello della pensione. Oggi anche chi aderisce a questi fondi può riscattare. Bene per loro perché sono sempre lavoratori, però male per i fondi negoziali perché ci tolgono sempre quel qualcosa in più da dire ai lavoratori. Noi sappiamo le compagnie come sono, saranno aggressive davanti alla porta e dobbiamo stare noi attenti, ricordando che da giugno chi aderisce ai fondi o fa i trasferimenti deve vedere l'indice sintetico dei costi, perché i fondi aperti e i PIP hanno dei costi altissimi rispetto ai nostri fondi. Dunque il lavoratore deve stare molto attento. Parlo e dico qualcosa di un appuntamento che noi abbiamo da statuto, che è il rinnovo dell'elezione di Cometa, che è il nostro fondo per i lavoratori delle imprese industriali. In questi giorni si dovranno preparare le liste e dal 15 di ottobre arriveranno a tutti i lavoratori iscritti al fondo Cometa la scheda per la votazione. Il regolamento elettorale, quello dell'anno scorso, nulla è cambiato. Ci sarà la possibilità di fare dei punti di raccolta all'interno delle varie aziende dal 15 di novembre al 21 di novembre per poi far votare tutto. Anche questo è un momento molto importante per il fondo pensione e per i lavoratori, perché votando noi naturalmente facciamo vedere il gradimento
del nostro operato, il gradimento e la fiducia dei lavoratori. Tre anni fa abbiamo avuto un sacco di voti e questo è stato un nostro vanto per la nostra serietà. In questi tre anni sono state fatte tante cose che adesso corro velocemente perché il tempo è tiranno. Abbiamo cambiato i gestori, abbiamo fatto il bando per cambiare il service, che era 17 anni che era quello, con un forte risparmio per i lavoratori. Stiamo cambiando la comunicazione, dunque c'è tutto un movimento. I nostri delegati della scorsa tornata, Patrizia, Domenico e Roberto, sono stati delegati molto presenti e molto bravi e noi come Fior regionale siamo stati molto contenti e li ringraziamo. Adesso prepareremo la lista assieme alla Fior nazionale che entro il 15 di settembre dovrà essere depositata presso il fondo. Passo velocemente a Metasalute. Metasalute è un'altra cosa che noi negli scorsi anni non l'abbiamo vissuta bene. Assieme a voi abbiamo fatto un sacco di assemblee, in tante vostre aziende ci sono altri fondi sanitari e il contratto nazionale a questo punto cambia totalmente lo scenario. Andremo a un'armonizzazione con i contratti superiori a un certo importo o inferiori a un certo importo, vedremo caso per caso, e la cosa importante è che quello che si è detto, e la FIOM qui è stata bravissima e bravissimi anche i compagni del Consiglio di Amministrazione di Metasalute, da ottobre tutti i lavoratori iscritti che lavorano nelle aziende metalmeccaniche e non sono iscritti al fondo pensione sono iscritti a Metasalute e da ottobre possono già richiedere le prestazioni. L'unico compito che noi abbiamo, e qui dobbiamo essere veramente quegli antipatici col fischietto, di assicurarci che tutte le aziende registrano i lavoratori. Le aziende possono registrare i lavoratori dal 4 di settembre, dunque già adesso sono tantissime le aziende che stanno registrando. Una volta registrato, il lavoratore dal 2 di ottobre deve andare dentro al sito e crearsi le sue credenziali, dove inserirà i familiari a carico, perché sono coperti dal piano sanitario. Però, di fatto, se io ho bisogno di avere le mie prestazioni perché ho dei problemi di salute, sono solo su di me, io dal 2 ottobre, anche se non mi sono inserita, posso telefonare o alla centrale operativa se voglio un utilizzo diretto o faccio il mio percorso per avere il rimborso col sistema pubblico con i ticket o altro, io posso già utilizzare le prestazioni. Una cosa importante, molto banale, ma ci tengo a dirlo perché qui io ho tanti delegati in tante aziende e prima mi fermavano e mi chiedevano come funziona un piano sanitario. Un piano sanitario, in tre parole, funziona sempre, specialmente per le prestazioni di alta diagnostica, visite specialistiche, accertamento, per quesito diagnostico o accertata patologia. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che io quando parto dal mio medico di base per avere un rimborso, già da lì devo chiedere al medico di fare una determinata prescrizione. Cioè, faccio un esempio banale per capirci. Se io voglio andare dall'otorino, se il mio medico di base mi scrive visita otorino, la compagnia non me la paga, mi deve espressamente scrivere il quesito diagnostico. Visita dall'otorino per sospetta otite, ok? Se io utilizzo il sistema pubblico, mi raccomando, fate la fotocopia di questa impegnativa, perché quando andrete nel pubblico vi ritirano tutto e quando andate a chiedere il rimborso vi serve quella fotocopia, dunque il lavoratore rimarrebbe sorpreso che non gli venga fatta. Questa è una cosa banale che però è importante da dire subito, perché ottobre è qui. Questo piano copre i familiari a carico, il Consiglio di Amministrazione di Metasalute il 20 di ottobre finirà il bando di tutte le varie compagnie più grosse ad offrire e da gennaio ci saranno i nuovi piani sanitari, però intanto da ottobre il lavoratore è già coperto, come noi abbiamo detto, e a questo punto tutti i volontari
volantini che giravano della FIN che ci accusavano, possiamo andare dai lavoratori a dire la chiarezza e la trasparenza della FIOM su questo punto. Da gennaio ci saranno nuovi piani, da ottobre saremo già in grado di raccontare le prestazioni ai vari lavoratori, saranno diversi, saranno alcuni che saranno integrabili con l'articolo 17 del welfare, che quest'altro anno avremo 150 euro, dunque singolarmente potrete andare a maggiorare, altri che con accordi aziendali possiamo vedere di armonizzare con quello che avete. Questo è importantissimo che si faccia entro novembre. Le aziende, sempre fare le armonizzazioni, le devono fare entro novembre, perché altrimenti i lavoratori dopo avranno 4 mesi di carenza, che noi non vogliamo, perché vogliamo che passino da un piano all'altro senza un giorno di carenza, e questa è la cosa migliore che possiamo fare per loro. Un'altra cosa importante, anche Metasalute avrà l'assemblea, dunque anche qui dovremo votare, mi raccomando. La platea sarà ancora più vasta perché saranno tutti i lavoratori metalmeccanici, non solo quelli iscritti. E un'altra cosa importante, poi non so come sono messa a tempo perché le cose da dire sarebbero tante, ma si cerca di sintetizzare, è quello sul welfare, sulla conversione del premio di risultato. È una cosa che mi sta a cuore perché mi sembra di buttare via quello che il legislatore ci ha regalato. Quando io mi trovo nella situazione di un premio di risultato ed è detassato, dunque sono sicura che è detassato, a quel punto, se scritto nell'accordo, io lo posso convertire in welfare, è volontario. Le prestazioni, teniamo un occhio di riguardo, perché non voglio sentirmi dire, come dicono in certe aziende, il sindacato non gli interessa niente, basta che ci siano i buoni di benzina. No, noi non siamo quelli, noi vogliamo dare ampia scelta ai lavoratori e non vogliamo che non ci sia all'interno di questa scelta anche quello che è la previdenza integrativa, il fondo pensione, perché sono soldi che poi il lavoratore si trova, e la possibilità di mettere il versamento o per coprire il familiare o altro sul piano sanitario. Queste due prestazioni, per legge, c'è un 10% che deve pagare l'azienda al fondo di solidarietà dell'INPS. A differenza dell'articolo 17 del welfare, che lì abbiamo detto che sono al netto, dunque sono 100 euro già comprensive di questo, per il premio di risultato e il welfare contrattuale questa cosa non deve passare, la devono pagare le aziende. Se io sono un lavoratore che voglio andare al cinema, ho 100 euro di welfare, 100 euro. Se lo voglio mettere al fondo pensione deve essere 100 euro, non 91, sia nella conversione del premio di risultato, sia del welfare. Senza contare che già il legislatore, se mi dice che io pezzo del mio premio di risultato convertito in welfare lo metto nel fondo di pensione, quando io andrò a prendere i miei soldi, su quei soldi io non pago la trattenuta fiscale nel 15 o 23 che sia, dunque mi dà già un vantaggio. Questi vantaggi cerchiamo di non regalarli, mi raccomando, grazie a tutti.